è una questione di immunità. Noi, tutti qui, siamo responsabili delle nostre azioni. Si tratta delle tutele legali necessarie a permetterci di realizzare il piano ambientale. Vogliamo produrre acciaio in Italia, con aziende italiane, con lavoratori italiani, e per questo si servono certezze e lo sforzo di tutti. Gli accordi non si possono cambiare, si devono rispettare. E il messaggio è lanciato all'unisono da Federmeccanica e Confindustria a sostegno della presa di posizione delle parole pronunciate dall'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Matthew Jail. L'intero sistema industriale, nel corso dell'assemblea congiunta celebrata all'interno del siderurgico tarantino, si è schierato così compatto a fianco della causa del colosso industriale che ha acquisito l'ex Ilva ma che ora rischia di fare un passo indietro. Sotto accusa il decreto legge crescita che, a detta del gruppo, così come formulato, potrebbe rendere impossibile la gestione del siderurgico. ArcelorMittal sta infatti procedendo alla riconversione ambientale dell'ex Ilva di Taranto secondo un piano prestabilito, ma ha sempre posto come condizione il mantenimento delle tutele legali per evitare di incorrere in responsabilità che gli attuali gestori non hanno causato. Il governo attuale ha invece inserito nel decreto legge crescita la revoca dell'immunità penale. Preoccupazioni per i possibili scenari futuri sono state espresse su più fronti. Non si rispettano i patti firmati, si inducono gli investitori ad abbandonare il paese, hanno denunciato all'unisono Federmeccanica e Confindustria. Questo governo deve chiarire se vuole portare alla paralisi l'industria italiana, e questo è nei suoi fini, oppure pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per questo paese. Speriamo che questa interlocuzione fra governo e ArcelorMittal dia esiti positivi. Al momento abbiamo tutte le ragioni per una preoccupazione e saremo in prima linea a far sì che le nostre imprese e che il nostro patrimonio di industria non vada disperso. L'investitore di questo grande stabilimento è impegnato in un piano di rilancio e di tutela della sicurezza e dell'ambiente a favore di tutta la comunità tarantina, ripeto, mettendo in campo investimenti miliardari. Si è impegnato a farlo sottoscrivendo un accordo non tanti mesi fa. È giusto che questo accordo si sviluppi nel rispetto completo delle leggi, ma anche nel rispetto completo degli accordi sottoscritti.